Oh, salve ragazzi, eccoci, siamo su Marvel Spider-Man. Non potevo doverti convincere per salire sull'idropanca. Ah, Mary Jane, ok. Dobbiamo fare quindi i giochi. Ehi, noi? Vuoi provare il cannone ad acqua? Offerta 2 per 1. Mette un po' di aggiunta sta roba, ma va benissimo. Orsore dell'idropanca, hai paura di perdere la tua corona? Tu? Harry. Vabbè, vediamo come andrà. Benvenuti! Ok, facciamolo. Su, salite! Non avete idea di cosa vi aspetta. Buona fortuna. Si lamenta troppo anche per trame molto semplici o momenti molto figli. Giusto per passare tempo. E sono partiti! Il Gran Premio di Coney Island torna dopo 3 anni e i nostri concorrenti sembrano volare sulle ali dell'entusiasmo! Harry, che stai facendo? Ti distraggo, ovvio. E sta funzionando. No, colpo basso! Vai, Pete! Tifi per lui! Beh, lui non imbroglia. Asfaltato! Casino! No! Ma dai, sì. Ha vinto! Allora? No, sì, ragazzi, sì. Non lo volete il premio? Oh, siamo a posto, grazie. Avrei vinto la partita, ma ti batto quando voglio. Provaci. Lei ci batterà tutto. Ed ecco tutto. La nostra campionessa MJ Watson! Scala le classifiche con il Turbo Demone! E vai! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro, possiamo vincere un premio! Sì, avevo letto in giro. Avanti! Spero che il Turbo Demone sia spaventoso come lo ricordo. Strambo. Allora. Ah, non dargli corda, MJ. Ha solo paura. Sai che mi imbarazzo a soffrire di vertigini. Sei pronto, Pete? Più pronto di te, amico. Oh, si fa sul serio. Il re della lunetta. Non sapevo che ti piacesse il basket, Harry. Con l'energia che mi sento addosso potrei fare di tutto. Wow! Eccolo! Okay. Sì, dagli una lezione, Pete! Guarda come code! Oh. Sì, andiamo! Guarda come si stanno scialando loro tre. Meno una. Ciao papà, come va? Corse di delfini? Magari un'altra volta. A destra. Oddio. Non sei buggato, assolutamente no. Facciamo? Ma perché mi sono lasciato convincere? Ah, senti il profumo dei popcorn! Come puoi pensare a mangiare anche ora? Mi conosci? Sono multitasking! Certo! Ma così sciala lei? Che allegria, ragazzi! Ci siamo tolti di mezzo quella spirale rotante. Mi è sempre piaciuta un sacco. Altro giro, altra corsa. Sì. Il picchiatutto ci chiama. Dovete solo lanciare la palla. Gioco da ragazzi. Dicono che le piramidi siano le strutture più solide. Verifichiamo. Conosco qualcuno che ha speso $20 per perdere al picchiatutto. Sì, sì. Ah!
Non dovrebbe essere possibile. Come non potrebbe essere possibile? Truccato di merda. Desolato. Quando avremo completato la lista, uno di questi premi sarà nostro. Forza. Intendi tu? Un ex cagnolo. Stavo guardando dov'era. Ok, abbiamo promesso di non parlare della noiosa vita di tutti i giorni, ma time out. MJ, devi venire alla EMF. Pitt ha un ufficio tutto suo. Lo so che dovrei, ma sono troppo impegnata nel cercare di impressionare Jonah. Il suo capo. Aspetta, intendi Jonah Jameson? Quel viscidone montato di Jonah. Lui che dà ordini a te. Sì, se non voglio perdere il lavoro. Serviva proprio uscire. Pronto a mettere alla prova il Voi nostro amore? Fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. Oh, penso si sbagli. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? Oh, il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Ce ne mancano solo tre. Quattro, che stai dicendo? Che dite, go-kart? Vabbè, tre perché poi il quarto sarà go-kart. Oddio, c'è uno cose d'ordello. Cinematica sicuramente. Ci aspettano altre sorprese nel bar. Ah, l'abbiamo visto. E la Madonna. Oddio. Ma guarda chi c'è. Tranquillo, ti aiuto. Guarda chi c'è. Quello è Tombstone. Sì. Ma che ci fa qui? A guardarlo direi il meccanico e il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? Ma perché? Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Devo morire. Siediti e datti una calmata. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. No! Oddio, si era buggato tutto. Sono davvero contenta di tornare sul Turbo Demone. No, aspetta, voglio vedere se succede, se attraverso che succede. A parte che c'era un momento di bug. Il telaio non è. Eh sì, perché. Ha solo qualche graffio qua. Se le curve sono tutte a sinistra, noi mancini siamo avvantaggiati. Ok, andiamo. È bello starsene in giro. Guardare le persone. Non ricordo neanche l'ultima volta che ci siamo presi una serata di relax. Sembra passato un secolo. Io sono sempre sommerso dagli impegni. Cavolo, i ritmi dell'università non perdonano, eh? Sì, in effetti. Voi due non fate altro che lavorare e basta. Dovete imparare a fermarvi e godervi la vita. Disse proprio quello che due secondi dopo aver finito una cura salvavita ha creato subito un'intera fondazione. Non capita a tutti di avere una seconda possibilità. Mi sentirei in colpa a non sfruttarla. Lavorare tanto e divertirsi tanto. Allora, uno mi dirà, perché non vai lì? Perché quel coso... Wow, vorrei farli vedere a Miles. Egli ha un gran talento. Teoria del colore allo stato puro. Un gusto familiare, ma moderno. Allora, io non sto andando lì per... Perché lì... Vedete, dove... quello è, credo che ti sblocca... La storia, modalità storia, campagna. Già stai facendo missioni secondo questo pensioncine. Però quella lì mi sembra che fa parte poi della storia principale. Cosa vuole l'ammiratore segreto?
Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio articolo. Ma come fai a lavorare per lui? Perché non troviamo qualcosa da picchiare? Troppo. Io a casa mia mangio meglio. Ok, vediamo questo punto. Ehi, Pete, è la serata più bella della mia vita. Ehi, Harry, concordo. Voglio festeggiare qui il mio compleanno. Pensare che non credevo che hai avuto un altro. Ne avrai e come. Mi è molto simpatico. Ecco, il mio amico Dictato, che soffre di vertigini, avrebbe sofferto di vertigini. Che figata! Che bomba! Due. Sì! Non lo immaginavo. Sì. Guarda come ti guardo che ci sono tutte le animazioni da testare. Messo. Ah. Non è incredibile pensare che in altri universi non sono qui con voi? Potrei essere andato, morto, da ancora in cura. Per fortuna, siamo nella dimensione giusta. Puoi dire? È una serata splendida. E sono felice di essere qui. Come. Oh no. Gli effetti collaterali delle tue cure includono attacchi di smancerie melense. È più un effetto collaterale dell'uscire con te? Mi hai asfaltato! Mi sei mancato, sai. Io vado a vedere se la pesca con l'artiglio meccanico richiede sempre tutta la mia abilità. Venite? Arriviamo fra un attimo. Direi che ha trovato il suo scopo. Vincere premi con l'artiglio? Parlo della fondazione. Riesce a guadagnarsi da vivere e aiuta gli altri. Il tuo libro ha aiutato più persone di quanto pensi. Cerchi sempre il lato positivo, eh? Meglio dell'alternativa. Avanti! Con permesso. Non ci credo, l'artiglio ha un nuovo record e non l'ho battuto. Tragedia. Finalmente. Forza, pestiamo qualche idra. E avanti. Vediamo se ci sono citazioni di qualche gioco. A parte Pizza Patti. Che cos'è sta Pizza Patti? Dietro di te. Eh sì, volevo vedere un attimo se c'era qualche citazione di qualche gioco. Di nuovo. Ok. Che figata. Vabbè. Andiamo. Come funziona? Oddio. Ah, ok, quindi... Venite fuori, piccole idre, ovunque voi siate. Beh, così è un po' inquietante. Presa! Che? Non sono porcellini, non posso minacciarli di distruggerti la casa. Hai mai considerato l'idea di fare lo spaccone? No, ma ti ringrazio del consiglio. Sì! Beccati questa brutta idra! Ehi, hey, MJ! MJ si scappa bene. Alla grande, grazie! Sì, MJ, fa vedere a quelle idre chi ha i pollici opponibili. Numero 28, numero 28, via. Oh, mi ci voleva. Di un po', che ti stavi immaginando? Come bersaglio. Tipico sfogo. Stavi pensando a Jonah, vero? Oh, ancora un'altra e il premio è nostro. Ci tocca fare l'ultimo, signori. Che serata, eh? Tempo perfetto, profumo di hot dog, gente che ride. Guardate, si vedono perfino le stelle. A me sembra un aereo. Splendido. In effetti, dovremmo uscire più spesso. Ehi, ora che sono tornato sarà tutto come ai vecchi tempi. Il grande trio dal cuore caldo e dal... Sangue. Ah, sangue freddo. Scusate, ho la testa chissà dove. Ma so di aver ragione su quelle stelle. No, la casa stregata è chiusa. Salvato dalla manutenzione. Peccato, io adoro. Che ci faccio io? Senti, so, l'uscita è prevista per maggio. Ok, so che non c'entra, ma sentite. Salirci con per questo album? Coordinati? Coordinati! Oh, sì. Oh, ok, ok, forse sto correndo troppo, ma ho visto un sacco di costumi da Spider-Man di recente. È una novità.
nuova moda? Le tute aderenti costano poco. Giusto, vedi, per questo ti ho assunto, Pete. Pensiero creativo. Allora è deciso. Tema di quest'anno, il trio diventa super. Perfetto. È un bello dialogo che ti fa evolvere i personaggi. Mi piace, mi piace. Andiamo via, andiamo direttamente qui, quindi per fare la missione. Qui succederà sicuramente qualcosa. Sì, lo so, perché mi ricordo che nel trailer mostrarono, o ci fu una scena dedicata proprio qui. Chi l'ha lanciato? Dai, sarà divertente. Dai, voglio sedermi in prima fila. Quindi siamo riusciti ad arrivarci, che culo, meno male. Prego. Che gentiluomo. Oh, salve signorina, con l'unicorno. Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla. Oh. Morire, mamma. Quante probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui? Già, si apre un mondo di cuori a arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che vi svegliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Io me lo guardo tutto, ragazzi. E lui deve uscire, perché voglio vedere tutta la scena. Esci, no, col cavolo che voglio uscire, voglio vedere tutto. Dai, è bellissimo! Cioè, io rimarrei a guardare così fino a fare tutto questo spettacolo. Un bel panorama. Mamma mia, mal di testa! No, è bello! Poi dovremmo poi scendere in picchiata, classico. Eccolo. Wow, è stato epico! Vero? Ah, quindi potevamo anche... Ah, vedi che partita cinematica. Ok, cuor di leone, e adesso? È l'ora del gran finale. Il super su. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla campagna, ma è proprio per questo che continuo a correre. Forse è l'anno giusto. È vero, mi sono scordato quello. No, aspetta, facciamo fino a questo, scusa. Super su! Super su! Super su! Super su! Super su! Super su! Ok, ok. State impazzendo, frate. Vabbè, andiamo. Beh, come ti senti? Elettrizzato. O intendevi come ti senti a essere così bello e prestante? A essere Peter. Essere Peter non è male. Vorrei poterti offrire più spesso serate così. Già, diciamo sempre che lo faremo e poi stavolta me lo giuri. Solo non ora, sei troppo gasato. D'accordo, giuramento rimandato. Simpatico, perché ci voleva. Comunque... Rilassate qua su. Ragazzi, ben fatto, riscuotiamo il premio. No, ma io volevo... Ah! Avete capito! Una volta qui sembrava tutto più grande. Quanto tempo?
I biglietti costavano molto meno 10 anni fa. Ma per le nostre paghette era comunque tantissimo. Eh sì. Aspetta, raga. Voglio fare il coso dei muscoli, però. Wow, questo posto non è cambiato per niente. Già, il tempo passa, ma le endorfine sono le stesse. Sarà tutto buono come ricordo. L'odore è buono. Il tuo ultimo dog ti ha fatto venire un'intossicazione. Ah, già. Tu sì che hai dei gran bei muscoli. 2 bei colpi secchi. Se arrivi... Benvenuti. Chi vuole cominciare? Pete, forza. Sì. Andiamo. Aspetta, come devo fare? Abbassa il controller o di scappa. Non è affatto facile. Abbassa. Oh, bene. Facci piano, non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fatevi bravi. Scusa. Ma che cosa? Ok. Questo è interessante. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Ah, sì, io non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Andiamo. Ormai li sto facendo tutti, ragazzi. Ci sono altri giostre. Vedi, te l'ha detto. Che figata, andiamo. Che ne dici di questo premio? È carino, sta nella borsa. Quanto siamo stupidi. Ok. Ok, ora possiamo fare... Ah, quindi giusto quella lì è l'ultima parte finale. Ah. Ok, andiamo, siamo siamo 3 imbecilli con ste cose. Vabbè, sì. Tutto a posto, raga. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sai che ci andrò in giro per sempre, sì? Ok. No, io non capisco come la gente si era... Ok. La gente si era lamentata sulla trama che è molto action e poi ci sono momenti delicati e lenti. Sembri davvero... Nella trama. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle? Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo nuovo. MJ. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Figurati.
Comunque molto carina l'attrice, la collega che dà il voto, non so perché la gente si lamenta. Anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Ah, a me vi siete baciati, ma è un'altra volta interruzione. Ma che ci dovrebbe stare un'interruzione? Non lo so, poi... Con John Jameson... infatti, ecco qua. È andato di qua! Via da qui! Ecco Tombstone! Tombstone. Gli sgherri di Kraven, eh? Che criminale state cacciando questa volta? Misterio? Tombstone? Non fatevi distrarre dal ragno! Prendetelo! Siete sorpresi di trovarmi qui? Beh, ricambio il fastidio! Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati! Fuoco senza pietà! Sì, però io quel cappello non si può guardare, Spider-Man! Ci serve una mano qui! Stiamo cercando di contenere Tombstone! Ma non... Sorpresa! Speravate di fermarmi con una corda e il potere dell'amicizia? Poveri! Tombstone può cavarsela da solo! Balestra in pericolo! Non puoi batterci tutti! Stanno mettendo a rischio chiunque sia rimasto nel parco! Oh no! Harry! Dai, Harry! Rispondi! Rispondi! Ciao, sono Harry! Lasciate un messaggio! MJ! Harry non risponde al telefono! Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte! La nostra cabina sta per toccare terra. Penso io a lui. Stai attenta anche tu! Ehi, sai che non esco mai senza la mia amica Sincariana. Chiami così la tua Stingray Sable! Ci sto lavorando. Ti avverto appena lo trovo. Avanti! Lo faccio bene a livellare perché devo livellare il palco. Faccio fuoco! Senza pietà! Tiratemi fuori! Però come dobbiamo salvare, dovremmo proteggere i... È la Madonna! Si stanno avvicinando alla pista. È lì che lavorava Tombstone. Sa il fatto suo, ma quei ceppi non scherzano. Calciatori, pronti! E che vinca il ragno migliore! Sapete provarlo al cibo. Spider-Man, ho chiesto. Entrambi, giorno fortunato. Ah, poverina, hai trovato Harry? Ancora no, ma ho visto Misterio. Gli sgherri di Kraven non sembrano interessati a lui. Proprio per niente. Quindi vogliono solo Tombstone. Grazie per la dritta. Sì. Continua a cercare Harry. Stanno arrivando i rinforzi. Ok, scusate, questo. Dobbiamo abbatterlo. Ok, sparisci. Ah.
mutatori non avete freni! No. Ragazzi, non parla. Il doppiaggio. Ragazzi, il doppiaggio. Quelle reti non scherzano. Facciamo fuori il ragno. Sì, sì. Ho un bersaglio. Gli sgherri sono affar mio, Tombstone. Pensa solo a rompere quella rete. Non credevo che un giorno mi avresti difeso. Neanch'io, Lonnie. Ma il capo di questi ceffi ti vuole morto. È un cacciatore e i supercriminali sono le sue prede. Che dici? Due chiacchiere sulla svolta che ho dato alla mia vita ti farebbero cambiare idea? Ha già ucciso Scorpion, quindi direi di no. Facciamo fuori il ragno una volta per tutte. Non facciamo del vantaggio. Ti hai provato, Spike, ma stavolta siamo... Basta, fa, è l'unico che non c'è. Ah, mi avevi catturato. Vieni giù e combatti! Mi posiziono meglio! E infatti ti ho trovato. Stare lì per sempre! Arriva! Oh, guarda che c'è! Arriva! Ma tu vuoi morire? Fermi! Sopra di noi! Ti aiuto io, Lonnie. Non cadere, non cadere, non cadere. Oh no. Devi scusarmi, Lonnie. Vorrei davvero aiutarti. Aia. Ecco la famosa scena. Andrà tutto bene. È la Madonna! Dai, che devo fare? Tranquilli, ci penso io! Mamma mia, top! Ma è tutto veloce. Ragazzi, avete finito di fare danni? Cazzo. Di nuovo, aia. Oh, ma è la stessa cosa. Dai, ce la faccio! Ok, capolinea, tutti fuori!
Mamma mia. Soffrendo. Aiuto! Mi dispiace! Ullala! Harry! Pete! Come Pete. Ha scoperto che è Pete. Sul serio? Quello era... Sì. Ok, dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Ah, credo sia la cura che sto facendo. Oh! 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 Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo. Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh, è un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto. Che figata! Cioè, Peter... Cioè, si sono scoperti le due identità fra di loro? Questo è un bel colpo di scena. Ecco, questa è una cosa simpatica, tutta fresca e nuova. Ehi, ho saputo del delirio a Connie. Cos'è successo? Ricordi il mio amico Harry? Sì. Era lui. Ma come? Francamente, non lo so. Credo che quelle cure... No, c'è Harry. Devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto. Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente? Allora, io la stopperei qui perché prima di andare da lui e fare la missione, in realtà, io vorrei fare prima questo. E infatti ce l'abbiamo io lì. Bene, sì, perché essendo che sono pochi, uno, due, tre, io credo che teoricamente sono delle mini missioni che possiamo farci per fare un po' di punti. Però al prossimo video. Qui al 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.